Ed ora parliamo di edilizia, boom di partite IVA fittizie. È stato convocato un tavolo dalla provincia. I dettagli? Praticamente ci sono molti extracomunitari che si iscrivono alla Camera di Commercio come ditte edili, poi dopo non esercitano, ma vanno a fare i dipendenti facendo finta di essere lavoratori autonomi. Partite IVA fittizie, un numero impressionante nel settore dell'edilizia. È la denuncia dell'assessore alle attività produttive della provincia Malaspina. Sono molti gli stranieri che aprono una partita personale per poter lavorare, visto che alle aziende non conviene più pagarli come dipendenti. Quante ce ne sono di extracomunitari furbetti che si aprono aziende fittizie alla fine dei conti? Beh, non sono tantissime, sono le uniche partite IVA che in questo momento stanno nascendo. È il preoccupante dato emerso durante il tavolo tecnico sulla crisi dell'edilizia, convocato in provincia a cui hanno preso parte tutte le categorie. Altro punto dolente è l'invenduto. Per fare un esempio, a Marcon ci sono ancora 3.000 alloggi in cerca di un proprietario. E poi ci sono i comuni e i parametri per ottenere gli appalti che non favoriscono le ditte locali. I comuni che molto spesso, essendo una soglia bassa per gli affidamenti diretti, molto spesso gli appalti dei comuni vengono vinti da aziende che non sono del territorio. Il piano casa sta incrementando sicuramente il numero di lavori, ma sono interventi piccoli che, secondo gli addetti del settore, favoriscono il lavoro nero. I piccoli lavori sono quelli dove magari uno deve rifarsi il bagno, deve costruire una camera, sono quei piccoli lavori da pochi soldi dove ci sono le persone che chiedono le persone in nero e dunque si è alimentato ancora di più il lavoro nero, più che il lavoro normale.